Uè. Un po' di tempo fa ho deciso di iscrivermi alla newsletter ufficiale di uno tra i movimenti cosiddetti pro vita più importanti in Italia. Iper semplificando, si tratta di associazioni nate allo scopo di combattere battaglie quali la cancellazione del diritto all'aborto, la difesa della famiglia tradizionale e la lotta alla cosiddetta ideologia gender. Ci ho già fatto un video qualche tempo fa, potete recuperarvelo cliccando qui in alto da qualche parte. Nella puntata di oggi andiamo quindi a ripercorrere a grandi falcate un anno di comunicazione pro vita, andando un po' ad analizzare i temi e le strategie comunicative utilizzate. Iniziamo! Oggi andremo un po' per macrotemi, dove i macrotemi sono i principali nemici dei gruppi pro vita, che raccontano la propria attività come una battaglia continua e senza esclusione di colpi, in cui da una parte ci sono loro, poveri, piccoli, indifesi ma con grande coraggio, e dall'altra internazionali gruppi malvagi e potentissimi che hanno lo scopo di annientare loro e l'umanità. E come potremmo non iniziare se non con quello che è il nemico per antonomasia della famiglia tradizionale? La lobby gender. Fuori la lobby gender dalle scuole! Ciao Giovanni, che sarei io. Stiamo andando al contrattacco. La lobby LGBTQ sta introducendo la carriera alias nelle scuole dei nostri figli e nipoti, sin dalle elementari, per convincerli che possono scegliere di che sesso essere e chiedere alla scuola di essere chiamati con nomi di fantasia anziché coi loro nomi reali. Assurdo! Allora, a parte che, ad oggi, la carriera alias è stata attivata in 185 scuole superiori o licei, e la lobby LGBT malefica non l'ha ancora attivata in scuole prettamente medie o elementari, però se scrivono sta attivando non si può parlare di fake news perché magari lo stanno facendo giusto oggi o no, vero furbacchioni. Comunque, allora, posso capire che i puzzosi studenti delle superiori non facciano lo stesso effetto strappalacrime dei poveri bimbi indifesi. Però ecco, non è che funzioni esattamente come ce la raccontano loro, eh? La carriera alias è un accordo di riservatezza tra scuola, studente e famiglia, per permettere allo studente che sia in fase di transizione o abbia completato una transizione di genere di cambiare il proprio nome all'interno dei registri scolastici. Quindi non è che la scuola si mette e va dagli studenti a chiedere se vogliono cambiare nome, lo può fare solo chi è in fase di transizione o ha completato una transizione e solo con l'accordo della famiglia, che deve esplicitamente richiederlo alla scuola. Adesso basta! Le scuole non hanno il potere di cambiare il nome degli alunni in base a un'identità di genere percepita, ma devono attenersi al nome anagrafico e legale, fondato sul sesso biologico. Non possono consentire a un maschio di entrare nel bagno o nello spogliatoio delle femmine solo perché dice di sentirsi una femmina. Questo prevede la carriera alias. Sono sicuro che sia quello il punto focale. Da domani tutti i maschietti andranno a farsi cambiare il nome per poter spiare le femminucce mentre fanno plin plin nei bagni. Bambini trans? È diabolico! Il fenomeno della carriera alias sta letteralmente esplodendo in Italia, nell'indifferenza generale. Oh mio Dio, sta esplodendo nell'indifferenza generale! Quanti sono? È di pochi giorni fa la sconvolgente notizia della prima scuola elementare ad aver introdotto la carriera alias. Giovanni, stiamo parlando di bambini tra 6 e 12 anni spinti verso la transessualità. È diabolico, non so come altro definirlo. Ah, una sola scuola elementare. E quanti studenti hanno cominciato il percorso? Non si sa, nessuno. Una scoreggina più che un'esplosione. Comunque lo so cosa state pensando. Gross, ma poco tempo fa ci hai detto che non è stata attivata in nessuna scuola media o elementare, ma che fai? Ci dici le bugie? No! Non vi dico le bugie. E non le dice neanche l'associazione, in realtà, perché sono furbi. Perché la scuola in questione è un omnicomprensivo che va dalle elementari al liceo. Ma sono sicuro che lo scopo sia quello di traviare i bambini delle elementari, non di mettere a proprio agio gli studenti del liceo, E comunque, già che ci siamo. Che c'hai una moneta? E dai, su, per combattere la lobby gender, caccia sti 5-10 euro, su. Anche perché, poverini. Onestamente, visto che la lotta all'ideologia gender è un punto esplicito nel programma di governo, mi sarei aspettato già dei segnali politici più chiari dal ministero. Qualcuno teme che il governo Meloni non voglia intervenire contro la carriera alias, temendo la reazione violenta della lobby LGBTQ. Poverini. Paura, eh? Comunque non lasciatevi fuorviare dai riferimenti, la nostra associazione non è assolutamente invischiata nella politica, neanche in periodi delicati come quelli delle elezioni. Speciale elezioni! Guida al voto. Dobbiamo andare a votare. Bene, ma chi votare?
Non ti dirò mai come mai ho fatto in passato, vota per Tizio o vota per Caio. Oh, meno male che non mi dicono chi votare, guarda. Certo, il Partito Democratico soprattutto intende spingere con forza per facilitare l'aborto, distruggere il matrimonio aprendolo anche alle coppie dello stesso sesso, con adozioni annesse, e indottrinare i nostri figli a scuola con massicce dosi di ideologia gender. Per il Movimento 5 Stelle basti dire che ha candidato nelle sue file gli esponenti del partito gay, si chiama proprio così. Ti faccio solo immaginare cosa significhi in termini di programma elettorale. Il tandem Renzi-Calenda, infine, ha inserito nel programma una legge contro l'omofobia, cioè una specie di DDL Zan che ci impedirà di difendere il matrimonio tra uomo e una donna e il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà. Però oh, vota chi vuoi, ci mancherebbe. Altro nemico comune a moltissime delle nostre community di fiducia sono i poteri forti. Abbiamo colpito i poteri forti! Ciao Giovanni! Amnesty International e ActionAid, due tra le più potenti organizzazioni progressiste del mondo che promuovono aborto e gender come diritti umani, hanno appena attaccato frontalmente la nostra organizzazione. Questi potentissimi enti sono furiosi perché abbiamo diffidato 150 scuole che hanno approvato la carriera Alias, il regolamento gender che permette agli alunni minorenni di scegliere se essere chiamati con un nome maschile o femminile a seconda di come si sentono. Se tu mi aiuti a resistere, da soli non ce la possiamo fare, ti prometto che saremo all'altezza delle tue aspettative, continuando a denunciare e ostacolare chi vuole intaccare l'anima e l'innocenza dei nostri figli e nipoti con menzogne capaci di stravolgere la loro esistenza con danni incalcolabili. Quindi, come ogni finale di mail, che c'è una moneta? Non ho ben capito in che modo abbiate colpito i poteri forti, né in che modo siate sotto attacco, se intendevate solo quei due post. Ma sono sicuro che avrete ricevuto comunque un sacco di soldi con queste stronze. Comunque, cioè, guardate come ti scrivono con tutta sta confidenza, come se fossi un loro amico. Giovanni manco esiste, ma che hai tutta sta confidenza? Ma chi ti conosce? Droga in Parlamento! Così, in caps lock. Ciao Giovanni, i nostri figli saranno sommersi da un fiume di droga. In Parlamento è iniziato l'esame della legge per legalizzare la coltivazione della cannabis in casa. Se passa la legge, chiunque potrà coltivare in casa piante di cannabis e drogarsi a volontà. Oh no! Anyway. L'aumento a dismisura della coltivazione di droga infetterà l'intera società, a ogni livello. I danni più devastanti li subiranno, come sempre, i più giovani, i nostri figli, i nostri nipoti. Sì, continuate a comprare roba tagliata male arrivata via aerea nel culo di un colombiano. Sì, lo so che qua si parlava di marijuana, in realtà che non c'entra niente, ma con il livello di conoscenza delle droghe e del pubblico provita, questi probabilmente si immaginano che crescano le siringhe nelle piante di pomodoro. Sanremo shock! I bambini! Oh, Sanremo. Poteva forse mancare? Giovanni, si sono tolti la maschera. Quello che ha detto Amadeus in conferenza stampa presentando l'avvio di Sanremo è di una gravità assoluta e conferma in pieno i timori che abbiamo espresso nei giorni scorsi. Lo ha detto in modo chiaro e spudorato. Non abbiamo più scuse. Se non reagiamo, saremo complici di quanto stanno facendo i nostri figli e nipoti usando i nostri stessi soldi. Oh mio Dio, cosa ha detto Amadeus? Ecco le vergognose parole di Amadeus. Ti prego dimmelo, non sto più nella pelle. Ai bambini va spiegato che esiste un uomo che ama un uomo e una donna che ama una donna, che è normale, e questo va portato ovunque, in televisione e nello spettacolo. Oh mio Dio, Amadeus, come hai potuto? Non si parla di certe cose! Se non se ne parla, non esistono! Ciao Giovanni, l'ultima serata di Sanremo è stata qualcosa di semplicemente ripugnante. Non so se l'hai vista, ma comunque l'hai finanziata col tuo canone, quindi dovresti sapere per cosa sono stati usati i tuoi soldi. Mi riferisco allo schifo, ripeto, lo schifo trasmesso dalla Rai grazie ai soldi che io e te siamo costretti a darle ogni anno col nostro canone. Fedez e il cantante Rosa Chemical, hanno dovuto specificare cantante perché sennò non lo conoscono di pubblico di provita, hanno inscenato un rapporto anale tra il pubblico in sala con tanto di bacio gay. Che c'è una moneta? Allora, io lo so che anche in questo caso, essendo furbetti, non avete esplicitamente scritto che i soldi del canone sono serviti a pagare X o Y, quindi non è una fake news neanche in questo caso. Però col canone Rai non ci paghi Sanremo. Sanremo si autosostenta da anni. Il canone Rai, che non si chiama neanche Rai, si chiama canone TV, serve a pagare le infrastrutture della televisione. Ma voi lo sapete benissimo, furbacchioni, mannaggia, però ci sta. Quando si parla di soldi siamo tutti sensibili, no? L'abbiamo visto con la marchetta finale.
qualcuno più degli altri, no? Ho un indovinello per te. Ciao Giovanni, ti faccio un indovinello. Che cos'è quella cosa molto piccola ma molto preziosa che ti fa guadagnare se decidi di donarla? La fine! È il tuo 5 per 1000, Giovanni! Ciao Giovanni, la campagna della nostra associazione contro il bombardamento gender nei programmi della RAI, finanziata col nostro canone obbligatorio, sta avendo una enorme eco mediatica. Ecco alcuni giornali che ne hanno parlato. E la Madonna, così tanti, cioè, enorme eco mediatica. La RAI ha il potere di influenzare ogni giorno le opinioni di milioni di italiani. Pensi di poter attivare una donazione mensile per aiutarci a denunciare e fermare il bombardamento gender sulla TV pubblica a nostre spese? Giusto, perché oltre alle donazioni volontarie al 5 per 1000 c'è anche l'abbonamento tipo Netflix. Perché lasciarci influenzare dalla RAI? Fatevi influenzare da noi. E ci sono anche le offerte, eh? I 300 amici che entro le prossime 72 ore attiveranno una donazione mensile regolare assumeranno lo speciale status di protettori della vita e riceveranno una preziosa medaglia come riconoscimento del loro impegno, l'occasione di partecipare a 2 riunioni all'anno col nostro team per condividere insieme idee e progetti, un abbonamento annuale alla nostra rivista mensile di notizie e approfondimento, un opuscolo a scelta della nostra biblioteca, un DVD a scelta della nostra cineteca e la partecipazione gratuita alla scuola. La cosa? Ciao Giovanni, non senti il bisogno di approfondire i temi che ti stanno più a cuore? Ma chi ti conosce? Come la difesa della vita nascente, la centralità della famiglia, il contrasto alle dipendenze e molti altri? No, in realtà no. Il governo respingerà questa nuova tirannia? Ciao Giovanni, come convinceresti l'opinione pubblica che bisogna ridurre la popolazione mondiale, se necessario ricorrendo all'aborto, alla contraccezione massiva, all'eutanasia e alla cultura dell'infertilità? Farei vedere i vostri video. Ecco un ragionamento. Ogni persona in più fa aumentare le emissioni e la produzione di CO2. L'aumento del CO2 causa il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale causa sempre maggiori catastrofi climatiche e ambientali. E alla fine l'inospitalità del pianeta Terra. Semplice, no? Beh, sì, semplice, un po' semplificato, ma... Eppure si tratta di una clamorosa bugia! Una bugia ripetuta a livello di organizzazioni internazionali, governi, trattati, esperti, attivisti, ma pur sempre una falsità! Infatti, da una parte non è vero che l'aumento del CO2 sia una causa significativa del riscaldamento globale. Dall'altra, il riscaldamento globale è un fenomeno ciclico, presente da millenni, che non causa le catastrofi temute. Inoltre, l'uomo è la risorsa naturale più preziosa, capace di trovare soluzioni idonee per risolvere i problemi reali causati dall'inquinamento. Più cervelli siamo, meglio è. Ma guarda, in questo momento avrei qualcosa da ridire. Gli obiettivi della tirannia ambientalista vengono perseguiti a livello politico e normativo mediante una serie di atti internazionali dettati dalla psicosi allarmista, come il protocollo di Kyoto, l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi, il Green Deal europeo e il PNRR. E poi, come al solito, mi aiuti a fare pressione sul governo per salvare l'Italia dalla tirannia ambientalista? Bastano solo pochi secondi per firmare la nostra petizione contro l'ambientalismo radicale. Clicca qui! E certo, ci mancava il negazionismo climatico! Ma oh, forse essendo ultracattolici vogliono solo spingerci verso l'apocalisse. Chissà. Potrei andare avanti all'infinito, potrei parlarvi dell'Europa cattiva, dell'aborto, ma l'ho già fatto, trovate il link in descrizione. A proposito, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non perderete i prossimi video, ma ho deciso di finire la puntata parlando di ricerca, perché i nostri gruppi Pro Vita non fanno solo battaglie contro i nemici, ma fanno anche attività di ricerca, assolutamente non pilotate né volte a sostenere le proprie tesi. Gender, ecco i dati. Ieri ho presentato in Senato il sondaggio nazionale commissionato da noi su cosa pensano gli italiani dell'ideologia gender e del suo impatto sulla società, sulla scuola e sui minori. I risultati sono molto incoraggianti e premiano il lavoro instancabile che portiamo avanti da anni, grazie al tuo sostegno. Prego, ci mancherebbe. Dal sondaggio emerge innanzitutto che solo il 32% degli italiani si dice d'accordo con le teorie gender. Adesso arriva il bello. Bene il 79% degli italiani difende il diritto dei genitori di scegliere come educare i figli su temi inerenti sessualità e affettività. Addirittura l'81% ritiene che le scuole debbano preventivamente informare e coinvolgere le famiglie in caso di corsi o progetti su questi temi. Beh, voi direte, ma è interessantissimo! Ma allora andiamo a vedere un po' questa ricerca, perché a mio modestissimo e personalissimo parere, ho lavorato un po' di anni nel mondo delle ricerche, però non è che sono un esperto, però a mio personalissimo parere,
è fatta un po' col culo. Innanzitutto va a chiedere agli intervistati se sappiano cosa significhino teorie gender e identità di genere, senza però verificare che lo sappiano davvero. Si fidano. Indipendentemente dalla fiducia o meno, vanno poi a chiedere a tutti, anche a quelli che manco sapevano cosa fossero e senza averglielo spiegato, se sono d'accordo o meno con le teorie gender, usando da un lato un linguaggio iperpoliticizzato e dall'altro mettendo sullo stesso piano le risposte di tutti, chi lo sa e chi non lo sa. Andiamo ora a vedere i risultati che la nostra associazione sbandiera come eccezionali. Il 79% afferma che i genitori abbiano il diritto di scegliere come educare i propri figli su temi sensibili come sessualità e affettività. Ma grazie al cazzo! Ma se gli poni la domanda così, ma chi vuoi che ti risponda di no? Cioè, è già assurdo che uno su 10 abbiano risposto veramente di no, cioè, sono dei troll. Stessa cosa la domanda dopo. I genitori dovrebbero essere preventivamente informati e coinvolti dalla scuola su lezioni o attività su sessualità e affettività? Ma chi minchia vuoi che ti risponda di no? Ma è ovvio, cioè, no, voglio essere tenuto all'oscuro di cosa imparano i miei figli. Ma è ovvio che ti rispondono di sì. Signora Salve, buongiorno, lei vorrebbe sapere per caso gli ingredienti dei sughi pronti che compra? Sì? Incredibile! Ma il meglio del meglio arriva quando la ricerca fa una domanda e l'associazione decide deliberatamente di comunicare un'altra cosa. Ad esempio, qua la domanda fa riferimento solamente all'annosa questione del genitore 1 e genitore 2 sui documenti. E invece la nostra associazione decide deliberatamente di infilarci un impatto della teoria gender in ambito scolastico. Qua la domanda dice, testualmente, un minore che manifesta incertezza sulla propria identità sessuale dovrebbe poter avere assistenza psicologica per capire se può riconciliarsi col proprio sesso? E già, non è che si capisca benissimo, ma è chiaro che l'accento della domanda è posto sull'aiutare il minore a capire cosa fare della propria vita. Ma loro, bellamente, se ne fregano e traducono con il 75% ritiene che il minore dovrebbe poter ricevere assistenza psicologica per riconciliarsi con il sesso biologico. Logico. Ma io ancora che mi stupisco di come questi cerchino di pilotare le ricerche che loro stessi commissionano per comunicare quello che vogliono. Assolutamente solo una mia opinione personale, non sto dicendo che sia davvero così, né accusando nessuno. Quando già nel mio scorso video avevo fatto vedere come le raccolte firme fossero fuffa, avendo io votato una ventina di volte per la stessa causa. Certo, potrei essermi sbagliato, oppure poteva esserci un bug esattamente in quel momento in cui ho votato 20 volte usando diverse mail, nomi, cognomi, stesso cognome, cambiando cognome, non mettendo cognomi. Amici miei, spero di non avervi fatto andare di traverso la cena e che il video anzi vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un piace, condividere, andare a vedere il mio libro Cascina Speranza, tutte le informazioni sono in descrizione. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!